E quando li lesse, il muro del suo orgoglio si distrusse e disse: «Che parole sono queste? Chiunque abbia detto ciò merita di essere adorato unicamente». Da dove cominciare per descrivere un uomo di cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che se ci fosse stato un profeta dopo di lui, quello sarebbe stato Omar ibn Khattab. Un uomo che quando Shaitan lo vedeva camminare per strada, cambiava direzione al fine di non incontrarlo. Un uomo che ha combattuto sempre a testa alta nelle battaglie, anche con i nemici più forti e temibili. Un uomo che non esitava a proibire ciò che era sbagliato e non esitava a invitare al bene per ottenere il compiacimento del suo Signore. Omar radiallahu anhu, prima della sua conversione, durante la sua giovane età, era un pastore. Suo padre Khattab era spesso molto duro nei suoi confronti e si interessava poco a lui. Però, nonostante la sua giovinezza, egli fu uno dei pochi arabi all'epoca a saper leggere e scrivere, e proprio per tale motivo era considerato da tutti come una tra le persone di spicco tra i Quraysh. All'epoca c'era molta divisione tra le persone. C'erano molte ingiustizie, molte disuguaglianze, in ogni ambito sociale. Ma lui, nonostante fosse politeista e di grado elevato rispetto ad altri, fu sempre molto onesto, sincero e spigliato. Egli era un uomo molto robusto e muscoloso, ed è stato riportato che nel suo periodo preislamico faceva il lottatore di wrestling negli eventi organizzati a Mecca. Quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ricevette l'ordine di emigrare da Mecca a Medina, tutti i musulmani, compreso lui sallallahu alaihi wasallam ed Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, partirono di nascosto, di notte, in silenzio. Ma Omar radiallahu anhu no. Lui andò al centro della città, vicino alla Kaaba, ed invitò tutti i musulmani presenti nei mercati dicendo: «Chiunque voglia far piangere la madre, render vedova la moglie e orfani i suoi figli, allora mi segua». E nessuno lo seguì. Quando arrivò a Gerusalemme, la terra dei profeti di Allah, in sella di un asino, la conquistò, senza violenza, senza spargimento di sangue. Il patriarca venne da lui, e gli consegnò le chiavi della città dicendo: «Fintanto che ci sei tu al potere, nessuno potrà sconfiggervi». Ed una volta preso il possesso di essa, stipulò con il patriarca un patto chiamato il patto di Omar, visibile a tutt'oggi inciso nel muro di un edificio, in cui egli, in quanto leader dei credenti, prometteva di difendere dagli attacchi nemici i non musulmani presenti al suo interno. Quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebbe ordine di divulgare l'Islam pubblicamente, Omar radiallahu anhu, essendo molto influenzato dal pensiero dei più anziani ed avendo nel suo cuore amore per il tribalismo, vedendo che nessuno aveva il coraggio di fare qualcosa per fermare l'Islam, prese la sua spada e si recò verso la sua casa con l'intenzione di ucciderlo. Ma durante il suo cammino incontrò un uomo che da poco diventò musulmano, Nu'aym ibn Abdullah, che al fine di prendere tempo per poter avvertire il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli disse: «Ya Omar, perché stai andando da Muhammad quando tua sorella Fatima e tuo fratello Sa'id hanno abbracciato la religione che ha portato?» Ed allora lui, preso dall'ira, cambiò direzione e si diresse verso la casa della sorella. Una volta arrivato, sentì da fuori una strana melodia, un qualcosa che non aveva mai sentito prima. Quindi batté rumorosamente la porta, ed in quel momento si pietrificarono dal terrore. Poi entrò al suo interno, ed accecato dall'ira, prese a schiaffi la sorella facendola cadere al suolo, avendo capito che ciò che stavano recitando era ciò che Muhammad sallallahu alaihi wasallam aveva portato. E successivamente aggredì anche il marito di sua sorella. Ma poi improvvisamente vide il sangue colare dal volto di sua sorella, e si pietrificò. Si sedette e vide il pezzo di papiro in cui era scritto il verso del Corano. Ma la sorella lo fermò dicendogli: «Non lo puoi toccare, sei impuro». Quindi egli radiallahu anhu uscì, fece ghusl e tornò solo per poter leggere quei versetti.
e quando li lesse, il muro del suo orgoglio si distrusse e disse: «Che parole sono queste? Chiunque abbia detto ciò merita di essere adorato unicamente». Erano i primi versetti di Sura Toha. Una volta letti, disse: «Dov'è Muhammad? Perché lo vuoi sapere, ya Omar?» «Voglio diventare musulmano», rispose. Ed in quel momento venne fuori Khabbab, un sahabi che si stava nascondendo, e disse: «Ya Omar, l'invocazione di Muhammad sallallahu alaihi wasallam è stata esaudita». Disse sallallahu alaihi wasallam: «O Allah, onora l'Islam con uno dei due Omar, Omar ibn Khattab o Omar ibn Hisham». Gli disse: «Allah ti ama, Omar, ed è per questo che oggi hai potuto scoprire l'Islam». Andò nella casa in cui era presente Muhammad sallallahu alaihi wasallam in compagnia di Abu Bakr as-Siddiq, suo zio Hamza ed altri sahaba radiallahu anhum, e vedendolo con la sua spada pensarono fosse venuto con cattive intenzioni, quindi lo fecero entrare. Fu preso per la veste e messo al muro, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: «Ya ibn Khattab, non è arrivato forse il momento di ammettere che esiste solo un Dio e che io sono il suo profeta e messaggero?» Ed Omar radiallahu anhu rispose: «Ya Rasulallah, sono venuto per tale motivo». E tutti in coro gridarono: «Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar». Al contrario di ciò che fecero molti musulmani dopo aver abbracciato l'Islam, andò di casa in casa per avvertire tutti i Quraysh della sua conversione. Egli capirono che le cose sarebbero cambiate radicalmente. Un giorno Omar radiallahu anhu disse al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: «Ya Rasulallah, non siamo forse nella retta via?» Ed egli sallallahu alaihi wasallam rispose: «Sì, certo Omar». E lui rispose: «E allora per quale motivo non andiamo tutti davanti alla Kaaba? Di che cosa abbiamo paura?» Allora il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam organizzò due file, con a capo suo zio Hamza da un lato ed Omar radiallahu anhu dall'altro. E quella fu la prima occasione in cui i musulmani poterono finalmente pregare di fronte alla Kaaba, senza alcun tipo di pericolo o ripercussione. Shuhayb al-Rumi radiallahu anhu disse: «Dal momento che Omar accettò l'Islam, i musulmani diventarono forti e coraggiosi. Si poterono finalmente riunire insieme per pregare e adorare Allah in modo esclusivo». Un giorno Omar radiallahu anhu fece visita alla casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sentì da fuori le voci delle mogli che coprivano quella di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Così chiese il permesso di entrare. E quando sentirono la sua voce, tutte si spaventarono e corsero a coprirsi con il velo. Entrò nella stanza e vide Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorridere. Ed Omar radiallahu anhu disse: «Possa Allah mantenerti sempre con il sorriso, ya Rasulallah». E Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli disse: «Ya ibn Khattab, sorridevo perché sono sorpreso dal fatto che prima con me alzavano la voce, mentre quando sei arrivato te, si sono zittite. Nessuno ha il diritto di essere temuto più di te», disse Omar. E poi si rivolse alle donne dicendo: «Davvero temete più me che il messaggero di Allah, sallallahu alaihi wasallam?» «Sì», risposero, «tu sei più severo e duro del messaggero di Allah». «Lasciale stare», disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, «per colui nelle cui mani c'è il mio cuore, giuro su Allah, ogni qualvolta che Shaitan ti vede su una strada, egli cambia direzione al fine di non incontrarti. Quindi come potrebbero non essere spaventate dal momento che anche Shaitan ha paura di te?» Omar radiallahu anhu era un uomo così puro e così giusto che in diverse occasioni furono rivelati versetti del Corano inerenti a ciò che diceva o pensava. Per esempio, un giorno si rivolse al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicendo: «Ya Rasulallah, non dovremmo forse rendere la Kaaba il nostro luogo di culto?» E qualche tempo dopo, Allah subhanahu wa ta'ala rivelò il versetto che confermava le sue parole. Quando ascese al potere Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu continuò ad invitare al bene e proibire il male. Un giorno andarono due capi tribù da Abu Bakr e gli dissero: «Ya Abu Bakr,
ci sono delle terre pubbliche deserte, aride, inutilizzate. Perché non ce le concedi? Quindi Abu Bakr, rivolgendosi ai Sahaba lì vicino, disse: che ne pensate? Non vediamo alcun male in ciò, risposero. Quindi Abu Bakr concesse loro questi ampi spazi incolti, sigillando il tutto con un documento scritto. Usciti, i due si imbatterono in Omar radiallahu anhu, che chiese loro di leggere quel documento. E dopo averlo letto, lo prese in mano, lo strappò e ci sputò sopra. Arrabbiati, i due si diressero da Abu Bakr e dissero: «Ya Abu Bakr, ma chi è il Khalifa? Sei tu o è Omar?» Ed egli radiallahu anhu rispose: «Se Omar vuole, allora può esserlo». Arrivò poi Omar radiallahu anhu ed arrabbiato disse: «Dimmi riguardo a questa terra che hai dato in concessione, è la tua terra o è la terra di tutti i musulmani?» «È di tutti», rispose Abu Bakr. «Ed allora perché l'hai data a questi due?» «Prima di concederla, ho fatto una consultazione», disse. «L'hai fatta con tutti i musulmani o solo con una parte di essi?» E lì Abu Bakr radiallahu anhu capì il suo errore e disse: «Ya Omar, ti ho già detto che avresti avuto più forza per affrontare questo ruolo. Sei stato tu, mi hai costretto tu ad essere il Khalifa». Dopo la morte di Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu fu subito eletto come suo successore, avendo tutti piena fiducia in lui. Un giorno erano seduti in moschea e lui era in piedi sul minbar, ma la sua umiltà non gli permise di stare sopra i suoi fratelli, così si sedette sulle scale, in segno di rispetto. Una delle prime cose che fece nel ruolo di Khalifa fu licenziare Khalid ibn Walid, l'uomo soprannominato come la spada tra le spade di Allah, un uomo che quando si batteva con i nemici non perdeva mai. Alcuni musulmani furono sviati da Shaitan nel pensare che egli avesse caratteristiche divine o comunque sia superiori, e Omar radiallahu anhu non avrebbe mai permesso ciò. Quindi, seppur fosse al comando dell'esercito dei Mujahideen, lo licenziò dicendo: «La gente non deve dimenticarsi che la vittoria viene da Allah, non da Khalid». Un giorno Omar radiallahu anhu si recò in Shams, dove Abu Ubaidah radiallahu anhu era diventato il generale dell'esercito. Entrò nella sua casa per vedere che tutto fosse in regola, e Abu Ubaidah radiallahu anhu si presentò alla porta con una cesta di briciole di pane. A quel punto Omar radiallahu anhu pianse e disse: «La dunia ha cambiato tutti, ma non te, ya Abu Ubaidah». Un giorno Omar radiallahu anhu riunì tutti i musulmani in moschea e raccontò loro riguardo il suo passato, alla sua vita da pastore e del fatto che suo padre Khattab lo pagava un pugno di datteri per un'intera giornata di lavoro. Un sahabi allora si alzò e disse: «Ya Amir al-Mu'minin, ma cosa stai facendo? Perché ci hai riuniti tutti qui per dirci una cosa non di relativa importanza? Stai solo umiliando te stesso. Poi la gente inizierà a vederti in modo inferiore rispetto al ruolo che copri». Ed Omar radiallahu anhu rispose: «È proprio quello che voglio. Ero solo un pastore e sono diventato il principe dei credenti. Ho il ruolo più privilegiato nella dunia. Nessuno può stare sopra di me, eccetto Allah. Quindi ho voluto ricordare la mia anima chi sono realmente e da dove vengo». Nel suo califfato dovete affrontare molti problemi, ed uno in particolare scosse la umma. Ci fu un lungo periodo di siccità e carestia, dove la pioggia non scendeva per mesi e mesi e le scorte di cibo erano pressoché terminate. Essendo il califfo, aveva privilegi speciali ed avrebbe potuto mangiare carne, ma egli radiallahu anhu batté il suo stomaco e disse: «Brontola quanto ti pare, wallahi, mangerò pane ed olio finché tutti i musulmani non saranno sazi». Un giorno gli venne a far visita un re romano o persiano. Andò nel centro della città e chiese di lui, ma non lo trovò, e non trovò palazzi lussuosi o ville. Quindi si rivolse ad alcuni musulmani lì presenti e gli dissero: «È quell'uomo laggiù. Stava dormendo per terra, in mezzo alla gente, con il suo vecchio vestito usato». In un'altra occasione, Omar radiallahu anhu stava pattugliando le strade di Medina, come era solito fare.
e da lontano sentì un bambino piangere. Si avvicinò alla tenda e vide una madre senza cibo e visibilmente povera economicamente. Quando lo vide, ella si lamentò. Quindi Omar radiallahu anhu rispose infastidito: «È impossibile per me sapere ciò che succede a ogni mio cittadino». Poi però si pentì, ritornò in città e si caricò nelle spalle un sacco di farina da portarle. Il suo compagno disse: «Lascia che te lo porti io, ya Amir al-Mu'minin». «No», rispose severamente, «porterai tu il peso dei miei peccati al giorno del giudizio». Si rimise quindi in viaggio, con il pesante sacco sulle spalle. Andò nella tenda e cucinò per loro il pane ed imboccò con le sue mani il bambino.